Eccolo qua. Allora, mentre siamo lo schermo, prendiamo posizione. Intanto, se vuoi sbloccare, eccoci qua. Una vostra gloria. Allora, abbiamo visto che ormai c'è un certo tipo di narrativa molto, molto forte. Gli americani la chiamano hard boiled, io spero che sia giusto il termine. Voglio dire che Romano De Marco è arrivato anni prima di Romanzo Criminale, sia ben chiaro. Poi, come sempre, chi primo approda in televisione porta a casa il risultato. Però, allora, innanzitutto, Romano De Marco, classe 1965. Alzi la voce, faccio una sorta di terzo grado. 1965. Segno zodiacale? Segno zodiacale. Bilancia. Bilancia, è un buon segno, sarà che sono ad ottobre. Allora, questa è la seconda prova editoriale. Sì, posso rubare 2 minuti? Sì, è vero, perché di solito i ringraziamenti vanno in coda, lui ci tiene a farli prima, io me lo sono dimenticato, prego. Grazie, no, un ringraziamento in particolare, perché a parte grazie a tutti di essere presenti, poi vi ringrazio personalmente uno a uno, però volevo dire questo di Tiberio, perché lui, vabbè, tutti lo conosciamo come giornalista. Ecco, sì, non è il caso di fare questi ringraziamenti. No, aspetta. Come uomo di cultura, uomo di televisione, io di una cosa voglio ringraziarlo, ma non per stare qui a sviolinare, ma perché è una cosa che mi vede parte in causa. Io voglio ringraziare per il suo impegno a favore di una causa importantissima. Non tutti sanno che lui è impegnato per difendere i diritti dei padri separati, e in particolar modo i padri separati indigenti, cioè quelli che non possono per motivi economici permettersi un'assistenza legale adeguata, quelli che fanno fatica ad essere presenti nella vita dei propri figli. Essere presenti nella vita dei propri figli quando si è un papà separato non vuol dire solo pagare l'assegno mensile, vuol dire avere voce in capitolo nella salute dei propri figli, nell'istruzione, nella crescita. Lui si impegna tantissimo per questa causa. Grazie a lui, al suo impegno, da poco a Roma è stata aperta una seconda casa di assistenza per i papà separati che hanno problemi, gravi problemi economici. Io lo voglio ringraziare, ripeto, perché sono parte in causa, sono un padre separato, quindi lo ringrazio a nome mio e a nome dei miei figli, Lorenzo e Sara. Ringraziamenti accettati. Sarebbe il caso che non si dovessero fare delle battaglie così, perché significherebbe che certi giudici applicano la legge come è stata scritta, ma questo è un altro discorso. Parliamo invece di Milano a mano armata. Allora, è la seconda prova editoriale di Romano De Marco per la serie ti hanno dato fiducia nonostante tutto, anche la seconda volta. All'aria mite. Non vi aspettereste mai da un uomo così mite, così buono, come poi è in realtà, una trama dove c'è di tutto e di più. Innanzitutto, perché la passione per il giallo? Ma diciamo che è una passione che si nutre da una vita di ogni genere di fiction, diciamo, a partire dai fumetti, dalla narrativa, il cinema, la televisione. E per cui, così, a un certo punto della vita ho avuto voglia di raccontare alcune storie che ho elaborato nel corso di questi anni. Ma c'è stato qualche film, qualche fiction che in qualche modo ha acceso una luce? Sì, dunque, in particolare io sono un cultore proprio del cinema poliziesco all'italiana degli anni 70-80. Quello è un cinema che, diciamo, anche se in linea di massima di scarso valore artistico, però a parte alcuni capolavori, però è un cinema secondo me molto importante, perché innanzitutto era un cinema d'azione che in Italia non esiste più la vera fiction d'azione, a parte Claudio Fragasso che fa gli action movie, a parte Claudio Fragasso che ha fatto qualcosa di buono e qualcosa di meno buono. E quindi quel cinema là mi ha sempre ispirato, diciamo, dal punto di vista. Poi era un cinema che nasceva, in realtà era un cinema commerciale, ma nasceva da un scenario sociale ben preciso, cioè dopo il boom economico in Italia, quando ci si accorse che era non un sogno ma un incubo, no? Il boom economico, e la criminalità dilagò negli anni 70, no? Prima anche degli anni di piombo, e per cui a un certo punto c'era una polizia che non era in grado di rispondere a questa ondata di criminalità, c'era la gente che era esasperata e aveva voglia di farsi giustizia da solo. Allora degli sceneggiatori, dei registi,
cavalcarono questo sentimento un po' popolare di voglia di rivolta, certo. E nacque questo film. Io ricordo un Gastone Moschin in Milano Calibro 9, che è uno dei capostipiti del genere. Diciamo. Poi c'è stato Maurizio Merli, pace all'anima sua, che... Maurizio Merli in particolare, io ti ringrazio che l'hai citato, perché è stato l'icona di quel cinema, la vera icona, il Commissario di Ferro. Io ho scritto era una sorta di Clint Eastwood all'italiana, prima ancora che Clint Eastwood diventasse quello che poi è diventato. È morto giovane purtroppo, a 49 anni. Lui praticamente ha vissuto solamente l'unico personaggio che gli ha dato veramente successo è stato quello. Beh, lui aveva interpretato, se non sbaglio, anche Garibaldi. Sì, però in realtà il grande successo l'ho ottenuto solamente con quel personaggio, anche se lui era un bravo attore, ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica. Io ho scritto un articolo su Maurizio Merli che uscirà su una rivista Action, una nuova rivista, sul numero 2 che esce a gennaio, una rivista di Delos Books, diretta da Stefano Di Marino di Milano, e mi ha fatto molto piacere scrivere questo lungo articolo, che è un saggio praticamente, perché comunque è un personaggio dimenticato ma importante per il cinema italiano, credo. E questi sono stati dunque, questo è l'humus nel quale di cui si è nutrito Romano De Marco. Ricordiamo il primo titolo. Il primo romanzo, Ferro e Fuoco, che è uscito, diciamo, già col botto, tra virgolette, perché è uscito nella collana più prestigiosa che c'è in Italia di letteratura gialla, che è il Giallo Mondadori. Quindi è stato un bellissimo esordio. Il problema del Giallo Mondadori qual è? Anche se c'è una visibilità enorme, tiratura di 20.000 copie, si vende dappertutto, in tutte le edicole, solo che il problema è che sta in commercio solo per un mese. Per cui, a differenza della libreria, non c'è molta possibilità di seguire il libro, di fargli promozione, perché dopo un mese non lo si trova semplicemente più, solo al servizio arretrato. Ok, però è stata una bella soddisfazione, perché poi sono i Gialli Mondadori una collana, una di quelle collane che fa parte del nostro immaginario collettivo, che hanno fatto conoscere anche noi italiani degli autori tipo James Hadley Chase, che per intenderci, per chi non fosse addentro, è uno di quelli dove ci sono morti e ammazzati ogni 2-3 pagine, ne uccide più lui, ne muoiono di più in un libro di Chase che in un albo di Tex praticamente. E ti è mai venuta l'esigenza, lo stimolo, la voglia o la necessità di cambiare il nome, anziché Romano De Marco, guarda, pseudonimo inglese, che pare che... No, perché poi non c'è gusto, perché la gente non sa che hai scritto tu. Insomma, quando cambi il termine in escort, già, voglio dire, c'è gusto, c'è. Se volete applaudire, fatelo, Ma invece, devo dire una cosa, questa domanda è profonda. In realtà io, prima ti ho parlato del cinema poliziesco, e poi tu mi hai detto, c'è stato qualche film, libro che ti ha ispirato... Non si è fermata via la mia ispirazione. Io ho scoperto che si poteva scrivere un libro d'azione, che sembra un controsenso, perché il libro è quanto di più statico, diciamo, possa esserci, perché tu lo devi sfogliare, è un oggetto molto... invece si poteva scrivere un libro d'azione quando ho letto un libro di un autore italiano, che è Sergio Altieri, che si chiama Alan Altieri, è stato sceneggiatore in America con De Laurentiis, ha scritto tantissimo, è stato editor della Mondadori. L'idolo americano tiene ancora di più. Lui, Sergio Altieri, ha scritto un libro bellissimo all'inizio della sua carriera, L'Uomo Esterno, ed è un libro ambientato in Italia, è un libro d'azione sensazionale. Io dopo aver letto quello ho iniziato a scrivere Ferro e Fuoco, perché ho capito che si poteva. Prima, diciamo, ero sempre stato trattenuto da questo limite, ho detto, ma anche perché leggevo molti autori stranieri, anche di thriller, di mystery, di noir, però vedevo che nelle scene d'azione anche molti autori famosi, anche, non so, Connelly, Kreis, hanno difficoltà a rendere l'azione sulla carta stampata, no? Invece Altieri è un vero maestro e io ho preso molta ispirazione da lui. Quindi niente nome o identità alias, ma proprio un fiero Romano De Marco. Poi direte voi, che ci sto a fare io qua? Io mi chiamo Di Bello, sono di Roma, lui è romano, c'è una certa, al di là del legame affettivo. Dunque, sono 249 pagine al prezzo di 16 euro, farei come farebbe Funari. Io ho sto libro molto bene comprare. Poi fatevi il conto, 249 diviso 16 euro, vedete quanto vi viene a pagina, meno di un caffè al giorno. È bella questa immagine che lui ha dato, vedete, lui è uno scrittore sceneggiatore, è già una sceneggiatura questa in Fieri, perché parla per
per immagini. Un libro d'azione, un libro è una cosa statica, ma è un libro d'azione, un action book. Ed è molto, molto interessante perché hai fatto conto di quanti muoiono nel tuo libro? Questo si chiama il body count in americano, cioè fanno quante persone muoiono nei libri. Io non l'ho fatto, ne voglio un bel po', però già c'è una scena dove c'è una specie di strage verso l'inizio, un attacco notturno durante uno scambio di droga, e ci sono, alla fine si contano 16 morti ammazzati. Voglio dire, morto ammazzato. No, ma è un libro per certi versi d'attualità, perché se avete letto le cronache di questi giorni, si parla di un gemellaggio abbastanza inedito tra Milano e Reggio Calabria sulla falsariga della criminalità organizzata. Questo libro quando è che hai finito di scriverlo? Guarda, questo l'ho finito di scrivere nel 2010, tra l'altro più della metà ho portato in vacanza i miei figli in un villaggio turistico, e quando alla fine crollavano stremati la notte, avevamo questo bungalow, io mi ritiravo in questa veranda di notte con un mini PC e scrivevo, no? Perché devo sfruttare i tempi così, così la notte, i tempi morti. Esattamente. Quindi ho scritto nel 2010, ma la cosa che dici tu è vera, l'altra sera ascoltavo il TG, a parte il discorso dell'Ndrangheta a Milano, che era abbastanza già nota, ma un noto personaggio del consiglio regionale milanese colluso con Malavita, ma ho ritrovato le stesse cose che avevo scritto io più di un anno fa, e mi sono stupito perché ho detto, non è che qualcuno ha preso spunto. Beh, allora se scrivi un prossimo libro dell'economia va bene, visto mai tante volte. Allora, il protagonista di questo action book, questo libro d'azione, siamo in Italia, parliamo italiano, di questo libro d'azione è... chi è che ha detto bravo? No, lei deve sapere una cosa, signora, che a volte si usano in televisione dei termini inglesi per una certa comodità. Mi scrive la comunità italiana a Bruxelles, mi manda delle lettere dove mi fanno pelo e contropelo. Adesso siamo qui, anche i bambini, non posso fare gesti, ma ci siamo capiti. No, comunque, giusto, libro d'azione. Il protagonista del libro d'azione è Matteo Serra. Chi è Matteo Serra? Matteo Serra è un personaggio ambiguo, cioè in bilico fra il bene e il male fino alla fine, fino all'ultima pagina. Rispetto al primo romanzo, Ferro e Fuoco, dove il personaggio principale, il capitano Rinaldo Ferro dei Carabinieri, era sì un personaggio molto violento, però dal punto di vista così ideologico lui era abbastanza dalla parte del bene, no? Se vogliamo fare una divisione semplice tra buoni e cattivi, lui senz'altro era dalla parte dei buoni. Matteo Serra invece sin dall'inizio è un personaggio molto ambiguo. Quindi aspetta, se non mi bruci la domanda che ha scritto Marzullo, quanto c'è di bene nel male e di male nel bene? Romano De Marco, quanto c'è di male nel bene e di bene nel male, Romano De Marco? Grazie, ti prego, ti prego. Allora, no, nei personaggi di questo libro è un po' più noir rispetto a Ferro e Fuoco, che era un po' più un libro di avventura, d'azione così... più classico, perché qua veramente sono un po' sfumati i personaggi. Ci sono dei personaggi positivi, come ad esempio il capo della squadra anticrimine di Milano, il commissario Andrea Gherardi, però questo personaggio, paradossalmente, che è un personaggio onesto, è abbastanza integerrimo dal punto di vista morale, è un personaggio molto tormentato, quasi come se nel bene stesso fosse insito questo tormento, no? Io ho voluto apposta delineare il personaggio più positivo della storia in questa maniera qua. Il fatto di essere un personaggio onesto, positivo, all'interno di una società, di una realtà che lui vive, no? Lo pone in gravissima crisi, perché tutto il resto, tutti gli altri sono personaggi molto veramente sfumati, in bilico fra il bene e il male. Però c'è da dire che in qualche modo Matteo Serra, come si dice in gergo tecnico, gli ruba la parte. Assolutamente sì. Serra viene, viene trasferito da Roma a Milano per motivi disciplinari e arriva a Milano, viene inserito in questa squadra anticrimine, e lui ruba la parte un po' a tutti, perché comunque diventa subito la superstar del gruppo e, cosa più importante, riesce a un po' a tirar fuori il peggio da tutti questi personaggi. Beh, ci sono delle persone che riescono a tirar fuori sempre il peggio. Purtroppo sì. E il peggio da noi. Quello che vorrei... anni fa, così per divertimento, ho recitato e ho visto che è molto più facile e divertente fare il cattivo che non il buono. Vale lo stesso per lo scrivere? È più facile scrivere di un cattivo che di un buono, e perché? Guarda, sì, viene più facile, perché comunque io penso che si riesca più facilmente a entrare nella testa di un personaggio negativo,
piuttosto che uno positivo, perché comunque è più faticoso delineare un personaggio positivo, e alla fine, se un personaggio è troppo positivo, diventa anche poco credibile. Questo mi è successo con Ferro e Fuoco, no? Dove, vabbè, io sono innamoratissimo del personaggio di Ferro e Fuoco, infatti ho scritto anche un secondo libro, uscirà l'anno prossimo, ne scriverò anche altri di quella serie lì. E però, non è una minaccia. Sì, è una minaccia, quindi preparatevi ad altre presentazioni. No, però è un personaggio meno credibile. Matteo Serra è un personaggio più credibile, perché è più negativo e più sfumato, come così come è nella realtà. Oh, allora, scrivere di notte fino ad albeggiare, perché poi quando si sta davanti a un computer il tempo diventa... È arrivata anche la mia padrona di casa, Deborah Caldora. Ciao, buonasera. Si sta di notte fino alle prime ore dell'alba a lavorare, no? Quando inizi a scrivere, hai già chiara la trama oppure vai dove ti portano le parole e le intuizioni del momento? Come si costruisce un libro d'azione? Ma guarda, in effetti è proprio così. Io all'inizio ho una trama di massima, no? E non sempre neanche so dove voglio andare a parlare nel finale. Inizio a scrivere il romanzo. E dopodiché è bello, perché è come se si scrivesse da solo, cioè nel mio caso è un processo creativo che mi diverto nello scrivere, perché scopro la storia scrivendola e man mano, cioè durante lo scrivere, vengono fuori personaggi, situazioni nuove che prima non avevo assolutamente in mente. È successo una volta col secondo capitolo di Ferro di aver messo dentro dei personaggi, essere arrivato a un certo punto e di non sapere come utilizzare più un personaggio che era uno dei personaggi principali. Per 3 mesi non ho scritto più una parola nell'attesa di questa intuizione. Alla fine, di colpo, ho capito come potevo sfruttare quel personaggio, ho ricominciato e in brevissimo tempo ho finito. Sì, perché poi ci sono dei momenti in cui, quando trovi la strada giusta, a quel punto è tutto quanto in discesa e poi la rilettura, quante volte... Questo è un disastro, perché io purtroppo lavoro in questa maniera, che forse è sbagliato. Cioè, i miei amici che sono scrittori veri mi dicono, tipo Raul Montanari, mi dicono che è sbagliato, ma io scrivo il primo capitolo, lo rileggo 20 volte, lo ricorreggo 20 volte, poi passo al secondo, poi mi rileggo il primo e il secondo, ricorreggo... Cioè, la mia è una correzione continua, per cui... Perché sono un po' perfezionista a questo punto di vista. Che lavoro fa Romano De Marco nella vita? Romano De Marco. Romano De Marco, diciamo, è bancario, ma non bancario classico che si occupa di numeri e dico... Qui ho anche dei colleghi che sono usi mi onorano della loro presenza. Io mi occupo di settore tecnico, la sicurezza, quindi mi occupo di tecnologie, procedure, leggi, per cui un lavoro molto tecnico nel cui devo, poco creativo, diciamo. Per cui poi tutta la creatività tutti noi abbiamo, c'è chi la sfoga, non so, scrivendo musica, cantando, cioè, dipingendo, io non sapendo fare altro scrivo io. No, il problema è che qui in Italia quando nasci impiegato devi morire impiegato, e se hai degli interessi collaterali, dice no, vabbè, ma quello fa quello, perché deve fare altro?